Il 24 si terrà ufficialmente l'inaugurazione di questa iniziativa. Di che cosa si tratta? Allora, come classe ogni studente ha creato un proprio manifesto sulla tematica della violenza sulle donne e quindi abbiamo inserito in questi manifesti le nostre emozioni, i nostri sentimenti, anche perché, come abbiamo approfondito anche con i nostri professori, per noi ragazzi è una tematica molto importante, cioè come un rapporto tra due persone che in genere dovrebbe essere una cosa bella, un rapporto pacifico, in molti casi si trasforma in una tragedia, come è successo anche qui a Fano. Quindi quando ti succede una tragedia del genere vicino a casa è stato un momento anche di riflessione. E quindi è la nostra prima mostra che faremo il 24 novembre al Paricentro qui a Fano, e quindi sarà anche un momento di dialogo, di spiegazione di cosa abbiamo rappresentato in questi manifesti e anche quello che vede il pubblico, quello che capisce il pubblico, quindi sarà anche un confronto che ci sarà. Fino a quando sarà possibile visitare la mostra? Allora, la mostra rimarrà per un mesetto circa, quindi sarà visitabile a tutti quelli che vogliono.